un procedimento che è stato seguito, è stato trattato con mirabile professionalità dai colleghi del gruppo della criminalità economica diretti dal procuratore aggiunto Ardita e nel caso di specie i sostituti Monaco e Carchietti, i quali con il prezioso ausilio principalmente della Polizia di Stato e in parte della Guardia di Finanza sono andati un po' lì a studiare le carte di una società in stato prefallimentare utilizzando le metodologie più aggiornate e quindi non limitandosi come talvolta si faceva in passato ad una analisi in superficie delle contabilità sociali e andando un po' più a fondo è stato scoperto quello che si potrebbe definire una partita di scacchi con il fenomeno abbastanza consueto del progressivo svuotamento e depauperamento di una società finita, la quale incontrava la Demoter, una società abbastanza nota nel mondo economico messinese, e con una serie di operazioni che via via sono state individuate e verificate, vi è stata quindi tutta un taglio di, come si avviene in questi casi, di rami attivi che venivano trasferiti ad altre società non formalmente riconducibili all'autore delle distrazioni. E naturalmente dal punto di vista contabile è stato compiutamente accertato questo meccanismo, diciamo abbastanza sofisticato, di operazioni distrattive, e si è risaliti peraltro alle effettive responsabilità personali anche sulla base di intercettazioni che erano state eseguite nell'ambito di altre indagini, particolarmente dalla squadra mobile di Messina. Avete appreso suppongo quali sono i nominativi delle persone arrestate, che sono persone comunque facenti capo al gruppo Borella, gruppo Demoter, che come mi si era più specificamente detto ha operato in maniera significativa nel settore degli appalti pubblici, sul principale sindacato, uno dei principali indagati per cui oggi vi è custodia in carcere, e è stato anche presidente dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili. L'attività che è consistita appunto nella fuoriuscita dal gruppo Demoter di una consistente parte del compendio aziendale, quindi diciamo quotato in svariate milioni di euro, si è realizzata attraverso una serie di artifici, proprio nella prossimità del fallimento per cui era in corso una complessa procedura di concordato. Le indagini partono da alcune dichiarazioni rese da soggetti i quali erano importanti creditori della Demoter, i quali per l'appunto denunciavano come una parte dei mezzi, secondo quelle che erano la loro conoscenza, era stata portata all'esterno dei confini del paese. E quindi in sostanza si era realizzato quello che veniva denunciato in modo molto generico, una distrazione importante di capitali. Le indagini tecniche svolte dai colleghi Fabrizio Monaco e Antonio Carchietti hanno avuto come oggetto per l'appunto la quantificazione e la esatta modalità attraverso cui questa esportazione di compendio dal patrimonio aziendale è avvenuta. Ed è avvenuto con modalità diverse, tutte diciamo, legate alla frammentazione del gruppo in altre realtà sociali costituite ad hoc, cui veniva conferito un ramo d'azienda, quindi un settore organico di attività, di affari diciamo, imprenditoriali nell'ambito delle costruzioni, delle edificazioni di appalti pubblici.